Nello spazio dedicato ai giocatori della Teroce, oggi siamo in compagnia di Giuseppe Satta per un ritorno, diciamo, col sorriso oggi al campo, doppio, perché oltre alla vittoria c'è anche questa doppietta tua personale. Insomma, belle soddisfazioni. Sì, la prima doppietta della mia carriera, della mia giovane carriera. Sono molto soddisfatto per i gol di domenica. Anche perché, insomma, poi il risultato è stato largo, però in quel momento della partita è stato importante, no, segnare quei due sì, gol. Sì, erano i primi 20 minuti, era un po'. Stavamo sempre giocando bene, però comunque era la partita era più accesa. Poi dopo i tre gol, quello di Andrei, abbiamo messo in banca il risultato. Certo. Senti, in queste ultime settimane soprattutto hai avuto diverse occasioni per andare in rete. Il tecnico, insomma, Pierluigi ti ha un po' spronato ad essere più deciso sotto porta. Secondo te qual era come spiegavi, insomma, questi errori? Un po' di imprecisione, sfortuna, che idea ti sei fatto? Probabilmente non sono andato alla categoria di questa sotto porta. Domenica sono andato un po' più deciso, grazie anche ai consigli del mister. Da segnare. Lui dice che potresti essere potenzialmente giocatore da 6-7 gol al campionato. Secondo te questo è possibile? È troppo ottimista o pessimista, nel senso che pensi di poterne fare anche di più? Beh, non lo so, però comunque ho l'opportunità di andare a segnare sulle palle native, quindi magari con un po' di fortuna si potrebbe fare. Certo. Senti, tu sei, diciamo, dall'anno scorso aggregato appunto alla prima squadra, in pianta stabile, però con la partenza, poi con l'addio anzi di Pierluigi Carta, diciamo, ti sei visto catapultato praticamente in pianta stabile in campo, quindi in un ruolo particolarmente delicato davanti alla difesa. Come hai vissuto questo passaggio da giocatore tenuto sicuramente in considerazione, però, diciamo, non titolare inamovibile, poi a essere appunto così importante? Presenza, comunque ero già in prima squadra. Sì. Poi l'anno scorso, mi sembra contro l'Udinese, una partita molto importante, il mister mi ha messo in campo e là ho ripagato la sua fiducia. Da quel giorno, da quella partita, mi ha sempre fatto giocare. Quindi è stato comunque c'è una grande differenza tra il settore giovanile e la prima squadra. C'è molto più agonismo, ci vuole più cattiveria nel gioco, e quindi è stata una bella esperienza quella partita. È stata una delle partite che ricorderò sempre, insieme al primo gol contro la Base, un po' fortunoso. Ma comunque sempre gol, certo. Ecco, insomma, hai parlato di agonismo lì a centrocampo, tu tra l'altro sei uno giocatore che non si tira mai indietro, sei uno freddo, diciamo così, non dai grande spazio alle emozioni, perlomeno quello che fai vedere da fuori dal campo è questo. Quanto è difficile poi affrontare anche i giocatori che hanno magari un'esperienza? Tu come ti difendi? Quali sono le tue armi? Io, diciamo, cerco di mettere in risalto le mie qualità, che penso siano la fisicità e la cattiveria nei contrasti. E cerco di compensare magari le carenze in fatto di qualità più col fisico, e cerco di pressare molto l'avversario, rubargli i palloni, così quello che mi chiede il mister. Ecco, tra gli avversari che hai affrontato dall'anno scorso, insomma, quest'anno ce n'è uno in particolare con cui, diciamo, ingaggi dei duelli particolari, un giocatore che magari così con il quale c'è una bella lotta, ecco, che ti sta anche simpatico, nel senso, un giocatore magari dopo magari la partita stringe anche volentieri la mano. Mi ricordo sempre l'anno scorso in finale di Coppa Italia Pileri del Pula, mi è piaciuto molto come giocatore, è stato un bel duello. Poi di questo girone centrocampisti, Pinnano Sai, anche perché il mio stesso ruolo, poi no, non ricordo altre. Senti, per chiudere invece, giovedì ci va a Tempio questa super sfida con la seconda in classifica, che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita molto dura, sono una bella squadra, hanno ottimi giocatori e ci dovremo giocare sino alla fine. Dobbiamo entrare in campo decisi per vincere, perché il nostro obiettivo è quello. Anche perché poi il Novanconi è sempre molto suggestivo come campo, sì, no? Anche piacere giocare. Insieme al campo di Nuoro è il campo più bello dove ho giocato.
e poi ti invito a giocare a pallone col prato. Certo, va bene, allora grazie a Pier Giuseppe Sata, grazie insomma della disponibilità, adesso devi tornare ad allenarti, quindi giovedì la torta allora. Sì. Va bene, la squadra sta reclamando, no, hanno tutti già fame. Grazie Pier Giuseppe. Ciao.